In questo episodio. Bello! Senza rompi palle, da vegetariano oggi abbiamo il celiaco! Vado via da Roma che c'è il terremoto. E lo chiamo, vado via da Okayama e ci sta l'alluvione. Poi qui il tifone. Qui c'è il tifone, due volte. Sei tu, allora! Il mochi fritto. A mangiare questa roba. Fritto. Sai, shuwaku, janken, poi. Masaka. Masaka. Edo kakkoyosugi, isse wa mama. Isse Shimon visitano Kyodo. Kyodo, non Kyodo, Kyodo. Vicino a Shimoketazawa. Sabato 11 agosto vado a prendere Ize Ichan alla stazione, che dice che ha portato le salsicce di cinghiale, roba varia che ovviamente io non mangio, però vabbè. Non vedo Ise da boh, anno, due anni, non lo so. Vabbè, queste sono le nostre tempistiche, quindi va bene così. Noi Ise ci conosciamo da tipo oltre 10 anni, grazie a Netlog. Chi se lo ricorda Netlog? Nessuno, forse. Ed è la prima persona con cui sono venuto in Giappone, gli ho rotto le palle in un modo incredibile. Capivo un H, è stato tipo 4-5 anni fa, non mi ricordo. Poi essendo vegetariano, figuriamoci, non capivo i modi, gli usi, i costumi. Per oggi ci sarà una persona che dovrebbe essere addirittura più rompipalle di me. Ci sono 39.000 gradi e 400.000 gradi percepiti. Davanti i giapponesi. Allora, vediamo da dove arriva Ise. Dovrebbe essere arrivato esattamente adesso. Oh, eccolo. Eccolo. Ciao, Coco. Lo potevo io. Che c'è un unicorno là? Che sono appagati? Beep! Così vicini e pur così lontani. Muoviti! Non so perché il biglietto solo non funzioni. Forse è lui che non funziona. Eccolo che fa roba. Che si gratta. Lo so io. Non da. Ah. Allora? Davvero che non si dice? Ciao Edoardo! Ah, vai, ciao Simone! Tieni, faccio. Aspetta, aspetta! Mi sa che di macchina, di riprese non capisci tanto, però... Vai, vai! Affido un po'! Anch'io ti sollevo! Anch'io ti voglio sollevare! Non ci vediamo, molto fresco. Fa fresco che c'è stato il tifone, come si chiama? Il tifone. Il tifone, quindi fa un po' più fresco. Se sta bene. Voi adesso.
Io dico te, lui dice boy. Cut. Ma sorridiamo con gioia, con il sorriso del cuore. Benvenuti qui in Chiodo, tutti i bei negozietti, come vedete. Il parcheggio delle bici. Se c'è qualcosa poi... Si vede. Non ti preoccupare, mostra per i dettagli. Poi in caso mi metto un'immagine di un corvo e noi che ci parliamo. Là c'è una buonissima... una taiyaki-san. Taiyaki, pesce con dentro, tipo waffle a forma di pesce con dentro la crema. Bianco, no? Ci lavora una ragazza molto carina, però non ci andiamo. Non ci andiamo perché oggi è un lavoro. Perché è chiuso. È chiuso perché ci stanno le vacanze dello bom. Ce n'è un altro che è aperto, ma non so se è buono. Ma c'è una ragazza carina di là? C'è un vecchietto. Allora non ci andiamo. Perché c'è il vecchietto. Niente, quindi oggi Chan incontra un'altra Chan. L'altra è Chan, ti ricordi? Ma si va a casa sua? Sì. Quella per lì, vedi. Super Saiyajin in blu. Insomma, raccontaci, con chi ti vedrai stasera? Ciao. Perché prima io ho sempre cercato di fare video fatti bene, no? Cioè fatti bene, secondo il mio gusto, no? Però poi finisce che faccio come esse, no? Pubblico niente. Allora ho detto, vabbè, faccio col telefono, no? A cazzo di cane. Insomma, siccome io non ero abbastanza rompipalle da vegetariano, oggi abbiamo... il celiaco! Allora, non vedo l'ora di andare in ristorante con te e vedere cosa succede. Io gli dirò, io sono vegetariano, loro mi diranno, ah, ma il pesce lo mangi, o il pollo lo mangi. Sono vegetariano. No. No, te li dici, io sono... Sei vegetariano? Vegetariano. No, ti dice sono vegetariano, quindi mangio tutto ciò che è in base a il grano, loro perché te mangi tanto. Loro sai mi fanno, loro mi dicono sei vegetariano, quindi mangi le verdure. Cioè, lo vegetariano è uno che mangia le verdure. Okay. Non è che non mangi il resto, mangi solo verdure. Verdure, ok. È dura, lo sai perché? Perché io non posso mangiare il pane. E invece la loro alimentazione va tutto su questa cosa. Ma no, tu dici non è vero niente. No, ma questo c'ha un nome, sto robo? Sì, si chiama Uni. No, conduce sì. Tadaima! I viscoli entrano nella cafaliccia. Un fate biserate, sa? In realtà non c'è quasi nessuno. Cioè, lì c'è anche, ma sta facendo la. Come si chiama? Quella cosa con l'acqua. La doccia. Ah, per com'è lei di carattere potresti pure andare, tipo non se ne fregherebbe niente. Figo. Ma non accadrebbe anche niente. Allora. Ma insomma, vabbè. Allora adesso siccome in postmoderno. Il ciliegio con il vegetariano andiamo a fare la spesa. Dobbiamo fare la spesa. Vediamo che c'è. Per forza. Il tofu non va bene. Però in realtà il problema è sempre tu. Perché? Dai, dici qual è il tuo problema. Perché se io sono celiaco, lui è vegetariano, sei stai. Io sarò un pezzo di merda. Ah, stavo per di stronzo, ma va bene lo stesso, insomma. È un problema. Sì, che cazzo è? Ah, ci mettono! Allora, ti rendi conto che io... Allora, ero a Osaka, vado via da Osaka, c'è il terremoto. Ero a Osaka, ci stavo giù. Fai qui il tifone. Qui c'è il tifone, due volte. Sei tu, allora, è colpa tua! O io quando vado via, non lo so, o io quando vado via... Non lo so, punto. Comunque alla fine io non lo so. Due gocce sono state, un po' di vento, tutti impanicati che non si usciva, tutti veni cancellati, ho due gocce. Sì, 8 ore a Mosca abbiamo fatto 8 ore! Due gocce e un po' di vento. Ah, questo è ottimo per la connessione. Ah, ok. Sì, perché se lo usi col 7-Eleven e ce n'è uno in zona, automaticamente si connette. Invece gli altri, tipo il Lawson e il Family Mart, devi ogni volta rifare tu. Ma te devi rilevare? Devo prelevare, sì. Ma nel frattempo, se volete vedere... Che cosa c'è? Cacche cosa? Ma la spesa non si fa qui. Ah, se c'è qualcosa che vi piace qui, la prendiamo qui. Se no andiamo di là, che un po' costa un po' meno. Là. Io ormai vado avanti con sti robe. Ah, con l'uovo. Sì, chissà che bello. Che merda ce l'ha nel cuore. Il logo non c'è, però capito che sono logo, cioè. Sono peccato in mezzo. Allora, questo è due anni che non me lo mangio. Forse non lo fanno durante la serie dell'anno. Il mochi fritto. Mi fa mangiare questa roba. Fritto. Come un bambino? Roba fritta.
cioccolato. Capito? Poi co. No. Isa. Chiamo. Isa. Sa. Suji. Oh, well. Bye. Queste sono buone, eh? Sono patate dolci. Quelle le vendeva Re Nico Ciannadarale, ti ricordi? Sbucci. Poi faceva le puzze alla testa, ti ricordi? Ah, adesso sei piccolo, che ne sai? Quanti anni c'hai? No, 21. Ma ti vediamo? E che ne so, 26. Grazie. 26 risicati, anche 24. Bravo. Questa è l'unica cioccolata che compro. Ah giusto, te mi mangi la carne. Come? Te puoi mangiare la carne. Eh sì. Io mi bevo questo. Te. Ma si metterà tutto lì insieme. Ma sì, tanto paga disse. C'ha le ditte in California. Beh, la ragazza in Australia. E poi? La casa in Giappone. Che cazzo. Cioè, disse paghi te, no? Paghi tutto a te. Perché? Cioè compri il negozio. Come c'è l'abbonamento? Okay. Ecco. Sai, shuva, gu, janken, poi, masaka. Paghi te. Masaka. Oh, ti sei bevuto il tuo Yakult preferito? Sì, stamattina. Masaka. Sa di sapore. Dici? Però, ditemi un po' la differenza tra questi, perché io mi sento certo. Quindi il riso va bene? Sì, sì, ce lo può fare. Qua c'è sta ventricina. Il pesto. Il culo. Come si chiama quello con la sanguinaccia questa? C'è l'ampredotto. Ah! Pinzanto. Cazzo, andrebbero fatti invece. Andrebbe geniale. Questo per tipo? Dimenticate quello che avete visto. Li metti, li fai assaggiare, tipo vanno in pappa il cervello. Ma allora, loro coltivano sempre le stesse verdure nei campi, sempre le stesse verdure per anni, non le cambiano mai. Se cose... No, però ragazzi, dove c'è magari il salmone, dove questa c'è il tonno. Ieri, e infatti l'ho bella impresa, ma questo è perché l'ho visto. E se te preferisci prepararti a casa o avevi già pronto? No, easy, perché non ci sta molto mica tanto tempo. Easy. Dalle 2:10. Le 2:10. È tempo del caffè? Due caffè, il caffè. Perché non c'è scritto. Qui c'è... Oh, caca. Si caca. Si caca. Quello è digestivo. Infatti la testa non è seccata. Questo okay. Lo può mangiare. Poi questo? O te chi sa leggere i kanji? Io so leggere i kanji. Te in un mese te li impareresti i kanji. Sì. Guarda come mi tocca andare avanti. Ti rendi conto? Wow. Un mezzo giapponese che usa Google Translate. Io semplicemente chiedo al tizio. Signora Sam! Ovviamente non vedi. Sì, ma sai, hanno... Core... Non desco. Ciò che... Salmone. Salmone. Bene, bravo. C'è zeccato. Bravo. Quindi adesso prendiamo. Devi avere più fiducia in me. Credi in me che credo in te. Ma se io mi sono preso questi. Simone. C'è lui anche Simone. Quindi... Kamina. Come che diceva, aspetta. Ata o shinjiru. Ore o shinjiru. Nella prossima puntata 3, 2, 1 Bichan, e c'è adesso? Sti capelloni.